Grazie, Avvocato Fossari. E adesso do la parola al dottor Cardarelli, il presidente della sezione Marche della FU Associazione Consumatori Utenti. Buonasera a tutti. Io sono Carlo Cardarelli dell'Associazione Consumatori AFU Marche. Per evitare di annoiare l'intervento che era previsto di mezz'ora, noi l'abbiamo voluto spacchettare in tre interventi. Il mio, che vorrei ridurlo a 10 minuti anche meno, dopo di me parlerà Katia Lumachi e Sauro Scarpeggio, per dare un po' la visione di quelle che sono delle esperienze concrete. Avrebbe dovuto essere presente qui anche il dottor Fabio Amici, che saluta tutti, il dirigente e tutti quanti, ma è in Spagna e non ha potuto essere qui presente. Il dottor Amici è il vero motore dentro l'Arcus sulla trasparenza, nel senso che lui, anziché andare in Spagna a vedere i monumenti, è sempre rimasto a scriverci i documenti, ogni giorno mi mandava qualcosa, e ieri sera mi è arrivato questo documento che io cercherò di annoiare il meno possibile, cercherò di leggere qualcosa e un po' vi dirò a voce. A noi associazioni di consumatori, le normative ci danno un potere di controllo, come avete sentito dalla collega di Cittadinanza Attiva. Quindi ecco, mi agevola un po' il discorso di parlare un po' verso la fine, perché ho anche l'incombenza di dire meno cose, quindi questo è ancora meglio. Il decreto 150 del 2009, ricordate, proprio perché questa, per chi di voi volesse approfondire un po' il discorso, è la famosa legge Brunetta, dove tutto è cominciato. Quindi chi vuole capire un po' di cosa c'è dietro la trasparenza dovrebbe cominciare a leggersi un po' di questa normativa qui. E questo decreto già dal 2011 prevedeva l'obbligo di presentare i piani della performance, giornate di trasparenza, ai comuni, alle province, alle regioni, a tutte le pubbliche amministrazioni e i loro enti collegati, quindi con Robus, i trasporti, l'Atma, multiservizi. Noi come associazione di consumatori gestiamo reclami, gestiamo delle conciliazioni. Quante volte ci capita di protestare per una bolletta del telefono, per la bolletta dell'energia? Innumerevoli volte. Tante volte sono le occasioni che uno rinuncia anziché quella di andare avanti, solamente perché il cittadino non è informato. Quindi l'informazione è fondamentale. Torniamo a quello che diceva all'inizio Don Vinicio Albanesi: l'informazione deve girare, deve essere fondamentale. Quindi queste giornate della trasparenza sono fondamentali. Questa è la giornata della trasparenza, però io avrei voluto che fosse la prima giornata della trasparenza. Magari siamo qui per imparare, quindi cominciamo e poi nel tempo ci miglioriamo. Quindi ecco, mi scrive Fabio Amici: occorre mobilitare attraverso la trasparenza totale l'osservazione attenta e severa di altri attori, dare la piena visibilità delle dinamiche gestionali dell'amministrazione, controllo diffuso. Noi cittadini siamo quel controllo diffuso di cui le pubbliche amministrazioni hanno bisogno per far venire fuori i dati. Quindi quando manca il dato per capire come va un servizio, ecco che allora è necessario aprirsi quelle pratiche che sono gli open data, indicare ai dirigenti che se vogliono far risaltare la loro attività, più dati mettono della loro opera, più questi dati sono fruibili, più chi sta all'esterno, anche all'interno, o colleghi al di fuori possono esaminare questi dati, sfruttarli per vedere laddove si può migliorare. Nei comuni, qui siamo ad Ancona, la zona di Ancona, Falconara, è una zona a ERCA, area ad elevato rischio di crisi ambientale. Non c'è un registro di tumori efficaci, mi diceva prima là un'altra collega, e quindi non c'è contezza di quanto questi impianti sul nostro territorio incidono alla salute. Lo sappiamo perché abbiamo affrontato dei calcoli, abbiamo preso delle... Ma quanto incide abitare vicino all'API di Falconara? Quanto incide abitare vicino al porto di Ancona con i fumi, no? Le centraline spostate in posti dove misurano? Ecco, allora l'importanza del dato è fondamentale.
Quindi più dati abbiamo, più noi possiamo avere contezza di questa situazione. Soprattutto è importante che noi associazioni di consumatori siamo svincolati da quelli che sono apparati partiti sindacali. Noi adesso come APU, noi, le cittadinanza attiva, altre, però ecco, è importante non avere dei retropensieri che ci legano a dei condizionamenti. Non essendo condizionati siamo anche più liberi, quindi noi spassionatamente siamo venuti a chiedere all'IRCA di effettuare queste giornate, come siamo andati al Comune di Ancona, come siamo andati in altre enti o aziende, con il dire: guardate che non siamo qui con interesse che ci abbiamo qualcosa da tutelare, noi siamo qui perché il cittadino non ne può più. Ci sono tanti sprechi, l'ha detto la collega di cittadinanza attiva, noi bisogna che a questi sprechi cominciamo a mettere delle chiuse, perché i denari che dalle nostre tasche vanno per le tasse devono essere ritornati alla collettività in generi di servizi. Di recente abbiamo scritto anche al Comune di Ancona che determinati premi erano stati dati senza aver osservato delle procedure di meritocrazia, e in pratica sono venuti gli ispettori dell'ANAC che hanno chiesto al Comune: qui c'è 1.300.000 euro da ridare indietro, poi si vedrà come le modalità, però per dire quanta potenzialità c'è e quanto c'è di bisogno di controllo. Se arrivo ai 10 minuti qualcuno mi faccia il segno, che così finisco subito. Quindi ecco, noi abbiamo chiesto a tutti i comuni di fare queste almeno 3 o 4 giornate della trasparenza, perché con una si conclude poco. Quindi informare i cittadini quant'è importante la loro partecipazione, perché noi cittadini operati da 10.000 problemi, e dice: adesso devo andare pure alla giornata della trasparenza, ma ci pensasse loro. No, non è così. Noi dobbiamo fare un minimo sforzo di dire: è anche compito mio informarmi e vedere quello che posso fare io per cambiare la situazione. Siamo andati anche il 26 agosto ad incontrare Ciriscioli, il nuovo presidente della regione, con Paolo Londrillo, il quale ha apprezzato un po' questa attività che come APUMARCO stiamo facendo. Abbiamo chiesto sia alla regione che all'IRCA di sottoscrivere un protocollo protocollo d'intesa per collaborare e vedere insieme a loro come migliorare il servizio, perché siamo qui, sia noi che cittadinanza attiva, sempre in un'ottica di collaborazione, perché non siamo inquisitori, non siamo dei corchemada, vogliamo bene alle pubbliche amministrazioni, ma non tolleriamo più sprechi, non tolleriamo più disservizi, non tolleriamo che gli obiettivi siano legati a obiettivi esclusivamente meritoriamente finanziari, perché il dirigente vede solo il bilancio, vede solo quanto io riesco a far tagliare alla mia azienda, perché alla luce del risparmio, alla luce del taglio, io poi alla fine mi prendo il compenso perché sono stato bravo a tagliare. Allora, Dominicio dice: mettiamo la persona al centro, ecco l'obiettivo, mettiamo la persona malata al centro, di modo tale che sia il malato, specialmente quando è anziano e nel momento debole, più bisognoso di queste attenzioni. Io quindi concludo qui, chiedo a Katia Lumanti se vuole fare il suo intervento, e dopo di Katia Lumanti, alla quale prego di accomodarsi qui al microfono, parlerà Sauro Scarpeggio, che fa parte del gruppo Genitori per la Vita e che ci dirà la sua esperienza. Quindi Katia, se vieni, io ti cedo volentieri il mio posto. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Se vi interessa un po' seguire le attività che facciamo come APU, su Google Più digitate Amici della Trasparenza e vi iscrivete al comitato. Qui abbiamo un amico, Paolo, che è venuto anche ad ascoltarci, e vedrete tutti i documenti, la mole di documenti che abbiamo fatto per richiedere queste giornate.
Quindi invito i cittadini a resistere, ad informarsi e a seguire noi associazioni che facciamo al di sopra dei nostri sforzi questo duro lavoro. Grazie. Grazie.